Ciao a tutti, la ricetta che vi propongo oggi è la pastiera napoletana, un dolce che si prepara per le festività pasquali, ma è delizioso gustarlo tutto l'anno. È composto da una crema di grano cotto con ricotta e vari aromi e una base di pasta frolla. Andiamo di seguito a vedere tutti gli ingredienti per prepararlo. Preparo la pasta frolla. Metto all'interno di un contenitore la farina e il burro freddo. Lo schiaccio bene con una forchetta fino ad ottenere un composto sabbioso. Ho ottenuto un composto sabbioso, aggiungo lo zucchero, un pizzico di sale, la scorza grattugiata di un limone e do una mescolata veloce. Formo una buchetta al centro della farina e metto un uovo intero ed un tuorlo. Lavoro il tutto velocemente fino ad ottenere un composto compatto. Ho lavorato velocemente la frolla per non far riscaldare il burro. Appena si è compattata, la metto sul piano di lavoro e formo un panetto. Lo avvolgo nella pellicola trasparente e lo lascio riposare in frigorifero, perlomeno per un'ora. Metto il grano cotto in un pentolino sul fuoco, si trova nei barattoli di vetro al supermercato. Aggiungo il latte, un cucchiaio di zucchero, un pizzico di sale, una scorzetta di limone e una noce di burro. Ecco che il composto bolle, da questo momento lo faccio cuocere per 10 minuti a fuoco dolce, sempre mescolando. Dopo 10 minuti di cottura il grano è pronto, ha assorbito tutto il latte, spengo il tutto, lo metto in un contenitore, lo lascio freddare e tolgo la scorzetta di limone. Preparo la crema della pastiera. Metto all'interno di un contenitore la ricotta fresca, lo zucchero, un cucchiaino di estratto di vaniglia, mezzo cucchiaino di cannella, la scorza di un limone, la scorza di un'arancia, una fialetta di aroma di fiori d'arancio e una fialetta di mille fiori. Inizio a mescolare il tutto con uno sbattitore elettrico. Ho lavorato la ricotta, aggiungo le uova, una alla volta, e continuo a mescolare. A questo punto aggiungo il grano cotto, che nel frattempo si è freddato. Mescolo bene il tutto. La crema è pronta, a questo punto posso mettere i canditi. Ho acquistato questi canditi fantastici, questo è arancia e questo è cedro. Li taglio a cubetti. Aggiungo i canditi, l'arancia candita e il cedro. Mescolo il tutto. Preparo la frolla. Ho tolto la frolla dal frigorifero che nel frattempo si è ben solidificata. La stendo col mattarello. Metto un velo di farina sopra e sotto.
Ho steso la frolla dello spessore di circa mezzo centimetro, la avvolgo nel matterello. Ho imburrato ed infarinato una semplice tortiera di alluminio del diametro di 22 cm, ci distribuisco la frolla. La sistemo all'interno e tolgo gli eccessi. Con i ritagli di impasto andrò a realizzare le caratteristiche strisce a forma di rombo sulla pastiera. Buco la frolla con i rebbi di una forchetta, metto la crema all'interno fino al bordo. E adesso preparo le strisce. Preparo le strisce. Le taglio con una rotella liscia dello spessore di circa 1,5 cm. Metto le strisce. Dovrò realizzare dei rombi. Queste strisce le metterò in obliquo. La pastiera è pronta, posso infornare. Ed ecco la pastiera, spengo il forno e la lascio freddare completamente nel forno aperto. Adesso si è gonfiata, ma freddandosi si andrà a sgonfiare e a compattare. Si gusta completamente fredda dopo diversi giorni possibilmente per assaporare tutti gli aromi che ci sono stati messi. Io andrò a fare la prova assaggio domattina. Ed ecco come si presenta la pastiera il giorno successivo. Come vedete si è sgonfiata, è diventata ben compatta. Adesso prova assaggio. Metto un po' di zucchero a velo. Ho fatto cuocere la pastiera per 1 ora e 15 minuti, ma poteva tranquillamente cuocere di più. Il colore dovrà essere bello ambrato, non abbiate paura di bruciarla. Controllate sempre il forno e il colore della pastiera. Che dire, buonissima! Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta, un bacione grandissimo a tutti e al prossimo video, ciao!